Contributi? E contributi a favore dell'economia locale. Siete di discussione. Segretario, procediamo con l'appello. Buongiorno a tutti, seduta della sesta commissione consigliare del Comune di Palermo, numero 1073 del 28 febbraio 2022. Anello è assente, Canto. Presente, buongiorno. Buongiorno, Gerarda è assente, Scarpinato presente, Zacco è assente, due consiglieri su cinque presenti, siamo al secondo appello. Portatore del numero legale, dichiaro aperta la seduta, buongiorno. E allora, ci sono comunicazioni, collega? Allora, io prima di passare alle comunicazioni sull'ordine dei lavori, Presidente, desideravo sapere... Non si sente? Sì, prima di passare alle comunicazioni sull'ordine dei lavori, desideravo sapere quale fosse l'argomento del giorno, che conosco benissimo in realtà, e quale sia il motivo per cui, diciamo, oggi apparentemente nessuno sia presente. E allora, però diciamo, intanto sostanzialmente, segretario, prima di procedere con i lavori, io volevo capire, atteso che stamattina la commissione aveva fatto un invito al sindaco di Palermo per andare a trattare la tematica che adesso lei ci enuncerà, volevamo sapere se avevamo ricevuto risposta alla mail, quindi di invito qui in commissione, e se vi erano eventualmente anche risposte negative, atteso che il sindaco di Palermo magari per sovraggiunti impegni piuttosto che altro aveva comunicato alla commissione la presenza, la sua presenza o meno. Segretario. Allora, io ho mandato la mail. Intanto la convocazione lo vuole dire, così lo mettiamo a registrazione, era per trattare? Sì, sì, un attimo che ora lo dico. Dico, ho mandato la mail con la notifica di avere letto la mail. La mail è stata letta, però non abbiamo avuto nessuna risposta di partecipazione o meno. La mail trattava la sospensione della ZTL, problematiche relative al rallentamento traffico veicolare a causa di cantieri pubblici, proposta di sospensione ZTL per alleggerire il traffico su via Regione Siciliana. Quindi sostanzialmente, così come la mia richiesta finalizzata alla sospensione della ZTL proprio per le motivazioni che a lei poc'anzi ci ha letto, segretario, questa commissione aveva chiesto e aveva invitato il sindaco di Palermo per poter discutere di questa delicata situazione, e a tutt'oggi non è pervenuta risposta. Ne prendiamo atto, cedo la presidenza al collega Anello. E nelle more, collega Nero, le dico solamente che abbiamo chiesto se il sindaco di Palermo aveva dato comunicazione rispetto alla presenza oggi in commissione per parlare di ZTL e sospensione di ZTL, così come da mia richiesta. Non è pervenuta nessuna risposta alla commissione. Avevo dato la parola al collega Canto che per le comunicazioni. E subito dopo insomma è entrato lei. Quindi... Grazie consigliere Scarpinato. Buongiorno, prendiamo atto, come diceva lei, che il sindaco non ha né risposto né, e chiaramente lo vediamo presente qui per un confronto sulla base della richiesta fatta da lei, credo. Sì, assolutamente. Fatta da lei per questa problematica legata alla ZTL, che poi non è solo la ZTL, come sappiamo la richiesta viene in realtà anche per cercare di capire come si può decongestionare il traffico che si è purtroppo verificato e si verificherà chissà per quanto tempo a causa dei lavori del Ponte Corleone. Detto questo, e non avendo la presenza del sindaco,
apro alle comunicazioni per portare avanti i lavori della seduta. Sì, Presidente, grazie. Buongiorno. Allora, diamo la parola al consigliere Campo. Grazie. Si tratta, ovviamente, volevo fare questa comunicazione, però volevo appunto che venisse ribadito quello che era l'oggetto della convocazione di oggi. Che è importante rilevare che la nostra forza politica, la mia forza politica, aveva già fatto un invito al sindaco in tal senso, rafforzato senza dubbio e condiviso da questa commissione, nell'auspicio che il confronto sul tema della ZTL si potesse aprire, ma con tutta la città, che è un tema, quello del traffico, del caos sul Ponte Corleone, che riguarda tutta la città. Noi assistiamo quotidianamente ad un rimpallo di responsabilità, all'apertura a soluzioni che poi il giorno dopo vengono smentite, però di fatto è incredibile come, e questo va stigmatizzato, come la soluzione più alla portata di tutti, la soluzione più semplice, la soluzione più immediata, che appunto avrebbe ad oggetto la sospensione della ZTL, perlomeno, come abbiamo chiesto noi, negli orari di punta, dalle 8 alle 10 del mattino e dalle 16 alle 18, o anche in orari differenti, diciamo qui, l'idea è di aprire un confronto. L'assenza delle istituzioni sul punto rappresenta una cosa plastica, cioè che sul punto non c'è più disponibilità a confrontarsi, o peggio, che ormai la vicenda è relegata al prossimo sindaco, ma mancano 4 mesi all'insediamento del prossimo sindaco. Questa città ha delle emergenze da trattare immediatamente. Purtroppo su questo, come su altri temi, assistiamo da parte dell'amministrazione ad un fare melina, un'attesa della fine, diciamo l'attesa della fine non può comportare un pregiudizio così grave a quelle che sono le esigenze dei cittadini che giornalmente trafficano la città. Quindi come uno deve dare questi silenzi a queste richieste? È un no. Quindi è una consapevolezza che dal punto di vista amministrativo non si intende discutere questo tema, ma la discussione può essere ampia, perché l'oggetto non è solo la sospensione del ZTL, è un confronto ad aprire con l'amministrazione per le soluzioni da trovare. Mentre la città, per il tramite del Consiglio Comunale, dei singoli consiglieri e della Commissione, cerca di aprire un confronto, un dialogo, un dibattito costruttivo, l'amministrazione si ritira, si arrocca sulle sue posizioni e non dà possibilità di fornire anche dei suggerimenti. È impero alla decadenza. È il classico atteggiamento dell'impero nel momento della decadenza, che ormai si specchia, guarda attorno a se stesso, non riesce a trovare più soluzioni, non ha neanche la dignità per aprire un dialogo, un confronto con chi in modo costruttivo desidera aprirlo. Nella nostra richiesta di confronto, parlo come azione, ma parlo anche nella richiesta di questa commissione, non c'era nessun intento polemico, c'era solo l'intento di sedersi attorno al tavolo e suggerire delle soluzioni. Quindi il fatto di non avere un riscontro è la circostanza per cui il sindaco non ritiene opportuno coinvolgere la cittadinanza, perché questi consiglieri comunali non fanno altro che raccogliere le migliori energie, le migliori proposte provenienti da cittadini, da esperti, da urbanisti, da docenti, che fanno le loro proposte, fanno le loro istanze e richiedono perlomeno un confronto. Se si può fare, bene, se non si può fare, ci dica perché non si può fare. Sviare rispetto a questo confronto rappresenta anche una, dal punto di vista istituzionale, una superbia istituzionale che poi ha portato dove ha portato. Questa amministrazione, purtroppo, laddove si confronta, laddove si apre al dialogo, può diciamo presentare qualche risultato, parlo in termini di turismo, per esempio. Ma ci sono vicende sulle quali si arrocca sulle proprie posizioni ideologiche, e ne è l'esempio lampante il tema della mobilità, sulla quale ci sono alcuni totem indiscutibili, ma quando questi totem vengono messi a rischio dalla necessaria contingenza di effettuare dei provvedimenti amministrativi di alleggerimento, ci rendiamo conto che siamo amministrati da persone che hanno una visione ideologica e non disponibili al confronto. Questo tema, come tanti altri temi, io, Presidente, della mia comunicazione, visto che parliamo anche di traffico, anche ad oggetto una vicenda assai strana, quella relativa
al passaggio, al cambiamento del senso di marcia su via dei Nepoli e su via Sardegna. Sono esempi piccoli che riguardano, diciamo, pochi cittadini, poche centinaia, ma diciamo sono esempi grandi, perché la grande leggerezza con cui questo assessorato e questa amministrazione cambiano i segni di marcia, cambiano senza alcun apparente motivo, perché io abito da 30 anni in quella via, ho abitato 30 anni in quella via, e da cittadino, da consigliere di circoscrizione e da consigliere comunale ho notato emergenze in tutta la città, ma in quella via probabilmente non ho mai notato questa emergenza traffico, questa emergenza di transito dei veicoli, questa così ampia difficoltà a gestire la situazione. L'amministrazione comunale su via Sardegna ha effettuato un cambio del senso di marcia, così come su via Monti Blei, di fatto cancellando dalla cartina geografica la possibilità per 7-8 attività commerciali di svolgere la propria attività. Quindi, perché ovviamente impedendo il flusso veicolare per tutte quelle attività economiche che si fondano sul cliente occasionale, le hanno di fatto azzerate. Perché questa amministrazione è così. Cioè, a parte che fa provvedimenti totalmente senza senso, li fa senza confrontarsi assolutamente con i cittadini. È un'amministrazione che ormai sta andando avanti e, come vediamo, sta andando spesso a sbattere su provvedimenti nei quali non c'è il confronto. Noi non crediamo di essere possessori della verità, nessuno qua possiede la verità, ma riteniamo che la democrazia sia uno strumento fondamentale per cercare di trovarla. Quando ci si chiude, ci si arrocca sulle proprie posizioni e non si ha neanche la dignità di mandare un'email di riscontro ad una commissione consiliare dicendo la ZTL non si tocca, il sindaco deve prendere una posizione politica su queste proposte, deve avere il coraggio di dire che la ZTL non si tocca, dice io non vengo, perché penso che la ZTL neanche siano disponibili a toglierla, a sospenderla per mezz'ora. Quindi se non c'è neanche questa dignità del riscontro, si è perso una cosa importante, che è il rispetto istituzionale, caro Presidente, che è una cosa fondamentale, perché io posso non condividere le tue idee, ma te lo dico chiaramente, senza offendersi, te lo dico limpidamente, e riscontro la tua richiesta dicendo che non sono d'accordo. Quando si perde questo rispetto istituzionale, che io da sindaco avrei nei confronti comunque di tutti, di chi mi ha votato, di chi non mi ha votato, di chi fa parte della maggioranza e dell'opposizione, si perde un'occasione importante, che è un'occasione per crescere. Purtroppo questa amministrazione ha avuto una visione e oggi è al tramonto, è una visione tramontata, quindi non c'è più una visione, non c'è più un attivo, non c'è più un entusiasmo, non c'è più una prospettiva per il futuro, perché è legata alla figura di Orlando, che ormai, diciamo, viene nell'impossibilità di fare un terzo mandato, non ha neanche una capacità aggregativa attorno ai concetti, e speriamo veramente però che vogliamo interpretare questi ultimi mesi di consigliatura comunque come un'occasione, perché chi è cristiano c'è tempo per redimersi fino all'ultimo giorno. Quindi io credo che questi mesi debbano essere interpretati come un'occasione per ritrovare questo dialogo, ma da parte di tutti, perché prima delle campagne elettorali e delle vicende personali di ciascun gruppo politico, di ciascun consigliere, è comunque necessario. Ci sono 3, 4, 5 cose urgenti da fare per la città, non più demandabili, e sulle quali credo che questa amministrazione abbia il dovere di confrontarsi con tutti, perché sono temi talmente importanti da dover avere, diciamo, un'attenzione da parte di tutti per la loro soluzione. In ultimo, Presidente, ha una comunicazione un po' composta. Siccome non ho potuto assistere all'ultima riunione di commissione, desideravo sapere se per caso si fosse convocato il rappresentante del comitato dei residenti di Via Argento. Questa è la mia comunicazione. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Canto. Diciamo, lei giustamente lamenta il fatto che l'assenza di confronto qui in commissione con il sindaco in testa non c'è stata, e giustamente è anche rimasto abbastanza amareggiato. Io le dico che lei ancora non era entrato in consiglio comunale, noi è anni che aspettiamo un confronto vero con il sindaco, anche in aula. Sindaco è venuto in aula solo per fare le passerelle o solo per diciamo cercare di
non un confronto vero e proprio, ma cercare soltanto di andare a portare andare in aula per portare a casa gli altri, cosa che nei fatti non funziona quando uno vuole avviare realmente un confronto. Per cui per noi non è una novità. Per noi non è una novità, sappiamo ormai che siamo quasi alla fine, per fortuna. Detto questo, chiediamo al segretario pure la domanda che aveva posto lei è do il benvenuto al presidente Zacco. Do il benvenuto al presidente Zacco, acquisendo la presidenza. E lo aggiorno sui lavori dall'inizio della seduta. Sostanzialmente, su scritta richiesta del consigliere Scarpinato, era stato invitato il sindaco per un confronto legato alla richiesta del ritiro della sospensione. Alla sospensione. Il sindaco chiaramente non è venuto e diciamo non ha nemmeno dato un cenno di riscontro. E quindi il consigliere Canto ha fatto un intervento abbastanza rammaricato del fatto che neanche abbiamo avuto una risposta da parte del sindaco per iscritto. Detto questo, poi c'è stato pure sempre il consigliere Canto che ha fatto la richiesta di mail inviata noi sostanzialmente per i residenti di Via Argento abbiamo fatto una richiesta e chiediamo al segretario se abbiamo avuto una risposta in merito a questa richiesta. Detto questo, le cedo la presidenza. Grazie, buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Io ci sarà stato sicuramente qualche equivoco, ho detto al segretario prima di mandare l'invito per il sindaco di sentirsi con la segreteria per concordare il giorno e l'orario, perché con il credo da parte al lunedì mi sembra pure. No, ma ha scritto. Tant'è che prima di cominciare con gli interventi abbiamo chiesto se c'era stata un'interlocuzione, nel senso una risposta, spostando la data in base alla risposta. Non era stata concordata la data, per cui ho detto stamattina, ho ripetuto nuovamente di chiamare la segreteria e organizzare per capire se realmente viene, non viene, può venire. Noi aspettavamo una risposta. Diciamo che noi una risposta ce l'aspettavamo. Dice, guardi, è impegnato, la spostiamo alla prossima. Però dico, prendiamo atto. Visto che non ci sono, comunque non abbiamo più via di passare a qualche delibera. No, Presidente, sostanzialmente, sì, io sull'ordine dei lavori, però prima di entrare nel merito dell'ordine dei lavori, volevo fare un piccolo intervento. Prego. Sulle comunicazioni, visto che ero presidente e ho passato la parola al collega Canto, il collega Anello qualcosa ha detto, volevo sottolineare invece io un altro aspetto. Il collega Canto è molto rammaricato perché ha concordato con me la richiesta di audizione per parlare di questa delicata situazione che è la sospensione della ZTL, tema che è sempre stato trattato da questa commissione perché ovviamente trattando e avendo nelle proprie competenze le attività produttive, sappiamo bene quello che è successo in via Roma, quanto vetrine sono rimaste chiuse non solo a seguito della pandemia ma a causa della ZTL, tantissime attività hanno dovuto spostare negozi aperti di 50 anni prima, 50 anni perché a Roma è diventata veramente una desolazione, specialmente la sera. Io però mi volevo soffermare su un altro aspetto, che non è solo quello istituzionale che lei ha sottolineato, ma anche è l'aspetto legato al modus operandi di questa amministrazione. Lei è molto ha manifestato il suo più vivo disappunto rispetto a questo modus operandi, ma io le dico che noi siamo abituati ad avere questo atteggiamento da parte dell'amministrazione attiva perché per delibere importanti, quali il bilancio piuttosto che il consolidato, piuttosto che delibere importantissime come
il bilancio di previsione o il consuntivo. Le delibere spesso e volentieri arrivavano un paio di giorni prima in consiglio comunale e i consiglieri non avevano il tempo per poter leggere e approfondire gli atti. Quindi, se questo è l'atteggiamento, figuriamoci quando si chiede un confronto per temi così gravi come quelli rispetto al traffico veicolare, alla mobilità o alla sospensione della ZTL. Quindi nulla di nuovo sotto questo cielo. Io posso dire solo che il sottoscritto, ma anche i membri di questa commissione, fino all'ultimo giorno, è vero che ormai la consigliatura volge al termine, ma fino all'ultimo giorno noi vogliamo rispettare il nostro ruolo, vogliamo avere il nostro dovere. Proprio per questo, se ancora oggi rimaniamo male rispetto a questo atteggiamento, è proprio perché noi ce la vogliamo mettere tutta fino all'ultimo, vogliamo rappresentare i cittadini e portare nel tavolo istituzionale le legittime istanze che ogni giorno si sollevano e che investono noi che siamo il front office della cittadinanza tutta. Perché non è solo in Via De Negrodi che hanno messo paletti e stravolto i sensi di marcia, perché c'è la zona Oreto Nuova che è stata interessata a un totale stravolgimento che porterà, non solo, già eravamo attanagliati dal traffico perché sappiamo bene quello che è successo al Ponte Corleone, sappiamo quella che è la situazione contingente, questa commissione l'ha trattata. Figuriamoci adesso con dei giri e dei voli pindarici che uno deve fare per andare a casa o andare al lavoro. Io non so come si può immaginare dei provvedimenti del genere. Noi abbiamo la programmazione in questa commissione e di solito atti così importanti vanno programmati ma anche condivisi, non ultimo con la circoscrizione. Lei poco anzi ha detto, io ho fatto il consigliere di circoscrizione, qua abbiamo il consigliere Zacco, il presidente Zacco che ha fatto il consigliere di circoscrizione, abbiamo il collega Nello che ha fatto il consigliere di circoscrizione all'ottava circoscrizione. Io non ho potuto fare questa bellissima esperienza perché è bello partire dal basso per capire quelle che sono ovviamente le varie procedure rispetto ai lavori di commissione o di consiglio di circoscrizione. Però il confronto che lei ha richiamato poc'anzi è alla base di tutto, perché si possono ottenere idee ottimali per poi dare un servizio ai cittadini che sia di qualità. Non si riesce più, questa città non riesce più a esprimere quello che dovrebbe essere alla base di un'azione politica seria, costante e di ampio respiro. Si prendono i provvedimenti, non si ascolta la base, non si ascolta i cittadini, non si ascolta la circoscrizione, non si viene a parlare in commissione per capire quello che è il punto di caduta. Noi qui abbiamo visto solamente l'assessore Martorano e l'assessore Manino, gli altri assessori non sono più venuti. Quante volte abbiamo convocato la Prestigiaco? Non lo so, ho perso il conto. Quante volte loro hanno ovviamente deposto le armi e non se lo possono permettere perché ancora mancano diversi mesi, i cittadini hanno bisogno di avere delle risposte che chiedono a noi, ma la vita è fatta anche di competenze, di ruoli, il sindaco deve fare il sindaco, la giunta deve fare la giunta, il consiglio comunale deve fare il consiglio comunale, le commissioni devono poter mettere sul tavolo argomenti e interloquire con chi poi prende i provvedimenti. Siamo stanchi, la città è stanca e tutto quello che questa commissione ha sempre posto in essere rimane sempre messo nel dimenticatoio perché questa amministrazione attiva non vuole più ascoltare, non ha mai ascoltato e non vuole più programmare un percorso che sia comunque alla base della politica con la P maiuscola, ovvero il bene comune dei cittadini. Benissimo, allora
E sull'ordine dei lavori, Presidente, siccome abbiamo una delibera abbiamo letto, io chiederei al segretario di leggere i pareri e poi eventualmente, stiamo parlando quella dei contributi, la delibera sui contributi che l'assessore Martorana aveva, l'oggetto me lo potete leggere che vi sfugge? Approvazione del regolamento per l'erogazione dei contributi a favore dell'economia locale. Perfetto, perfetto, perfetto. Se leggete i pareri e dopodiché col Presidente Zacco magari si potrebbe anche votare, vediamo un attimino. Prego, segretario. Sì, un attimino che metto in video la... Vabbè che voi non lo vedete, quindi lo devo leggere, è inutile. A nulla, ok. Allora, il parere è solo del ragioniere generale. Ripeto l'oggetto, proposta deliberazione del Consiglio Comunale, regolamento per l'erogazione di contributi a favore dell'economia locale. Perviene ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, che è dovuto, giusta la modifica introdotta dall'ordinamento articolo 3,1 del decreto legge 174 del 2012, solamente qualora comporci riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente. La proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto il regolamento per l'erogazione dei contributi a favore dell'economia locale. L'atto proponendo è destinato ad approvare l'allegato testo normativo recante il regolamento per l'erogazione dei contributi a favore dell'economia locale, fermo restando che con un riferimento dell'atto proponendo l'attestazione della sussistenza dei profili di legittimità e regolarità tecnica è stata resa attraverso il parere favorevole di cui è correlata la proposta di deliberazione in argomento. Tra l'altro si dà atto che con riferimento al proponendo testo regolamentare sono esclusi riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi comporta di per sé impegni di spesa né accertamento di in entrata, pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto. La Ragioneria Generale si riserva in ogni caso di esprimere le proprie valutazioni sui successivi provvedimenti che verranno eventualmente prodotti in applicazione del regolamento in oggetto. Ho finito, Presidente. Questo era i pareri. Va bene, quindi sì. Se non ci sono interventi possiamo procedere alla votazione per appello nominale. Prego. Allora, sì, sono presenti il Presidente Zacco, il Vicepresidente Anello, il Consigliere Canto e il Consigliere Scarpinato. Chiamo l'appello relativamente al parere. Io, Presidente, per dichiarazione di voto. Sì. Prego. Cioè... Sì, Presidente. Allora, io mi volevo soffermare su questa delibera e soprattutto sul lavoro che questa commissione ha fatto già da inizio consigliatura, Presidente. Ovviamente annuncio il mio voto favorevole e vado a sottolineare ovviamente lo straordinario lavoro fatto da questa commissione. Ancora una volta forniamo la città di Palermo di uno strumento normativo, che potrà ovviamente permettere di erogare questi contributi per la parte di competenza al settore d'appartenenza. Quindi la commissione ancora una volta ha, con comunità di intenti, si è messa a disposizione, sta votando uno strumento normativo che non era in capo al Comune di Palermo, ha dato il supporto e l'apporto soprattutto di idee ma anche in percussione e contributo all'assessore che ha proposto questa delibera, una delibera che avevamo discusso, una delibera che avevamo approfondito, abbiamo sentito pure gli uffici, il dottore Galatioto, e oggi la diriamo a una votazione
che permetterà di fornire ancora una volta il Comune di Palermo di uno strumento normativo che sia ovviamente adeguato alle esigenze delle categorie e per la parte di appartenenza, come ho detto poco fa. Quindi parere favorevole. Consiglio Presidente, per dichiarazione di voto. E questa mia dichiarazione si riconnette con l'intervento fatto all'inizio, dove rappresentavo la disponibilità di questa amministrazione, questa commissione, al confronto, al dialogo, all'agire veramente per quello che può essere l'interesse comune. Ogni qualvolta questa commissione è resa partecipe può sicuramente dare un contributo, e anche questa volta il mio voto è favorevole, proprio perché si tratta di una iniziativa, di una delibera che va a favore chiaramente della collettività. Dispiace che su altri temi, su altre questioni come quella della viabilità non ci sia nessun confronto. Il voto favorevole a questa delibera è la plastica dimostrazione che quello che diciamo non sono parole al vento, ma è una conferma del nostro pragmatismo, del nostro voler sostenere le iniziative che vanno concretamente a sostenere un concetto di un'idea di bene comune. Non c'è una contrapposizione ideologica da parte nostra, non c'è un'opposizione ideologica, c'è una disponibilità al dialogo. Votare favorevole un atto di questa amministrazione è la plastica dimostrazione di questo nostro modo di fare, almeno per quanto concerne azione, che è un'opposizione, ma un'opposizione costruttiva, un'opposizione aperta al dialogo, un'opposizione che cerca il dialogo, un'opposizione che auspica il dialogo. Per cui quando questo dialogo c'è, come in questo caso, non si ha nessun problema a votare favorevolmente una delibera proposta da questa amministrazione. Quando questo dialogo manca, come sul tema della sospensione della gerarchia e su altri, non può che esprimersi il rammarico, proprio perché sono casi in cui ci si appiglia a posizioni ideologiche e non si è disponibili a dialogare. Quindi preannuncio il mio voto favorevole a questa delibera. Grazie. Sì, sostanzialmente è già stato detto tutto dai miei colleghi, la penso esattamente così, io così come hanno detto sostanzialmente le stesse cose, e quindi anch'io mi unisco al loro pensiero e voterò favorevolmente alla delibera. Benissimo, allora procediamo con la votazione. Allora procediamo con l'appello nominale per il parere alla delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto regolamento dove ho perso il approvazione del regolamento, ecco, perfetto, di contributi a favore dell'economia locale. Ok, Anello favorevole. Canto favorevole. Gerardo è assente. Scarpinato favorevole. Zacco favorevole. Quindi la proposta di deliberazione, la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti. Dottore Palazzolo, non l'abbiamo sentito. Dico, la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti. Grazie. Ci sono altre delibere che sono arrivate di recente da affrontare, così iniziamo la lettura. Allora, un attimo che prendo l'elenco. Presidente, poi quando è possibile io vorrei capire anche la programmazione della settimana. Qua. C'è il... Mi sente, Presidente? Sì, sì. Sì, abbiamo anche il bilancio consolidato. Per questo abbiamo convocato il 3
di marzo il collegio dei revisori. È di marzo, e il 2 il dottore Basile. Beh, okay. Quindi mercoledì e giovedì, giusto? Esatto. Perfetto. Domani abbiamo il presidente della RAP che si collegherà online, quindi da remoto. Ho parlato con la segreteria del presidente Caruso. Chi ha fatto questa richiesta, segretario? Il vicepresidente Anello. Fermo restando che se non c'è la condivisione da parte di tutta la commissione, io posso anche ritirare l'invito, non è un problema. Il ragionamento e la richiesta veniva fatta, è stata fatta dal sottoscritto perché sostanzialmente avevo intenzione di chiedere al presidente Caruso a proposito delle assunzioni o delle paventate assunzioni che la RAP vuole portare avanti, con quali modalità e soprattutto visto e considerato che siamo a 90 giorni alle elezioni, quindi siamo in piena campagna elettorale. Io mi chiedo perché farlo giusto adesso. Perché farlo giusto adesso? Allora, per questo volevo invitare il presidente Caruso. Oppure vi rimetto la volontà. Mi rimetto la volontà comunque del tavolo. Perché io problema anche perché il tema è interessante. Cosciente, fra l'altro, del fatto che il presidente Caruso ha già disertato più volte. Ed è per questo sicuramente che il consigliere Scarpinato aveva già lamentato la scorsa settimana che non aveva intenzione di incontrare il presidente Caruso. Però lo inviterei a rivedere un attimino la sua posizione, visto e considerato che l'argomento può essere un argomento importante. Io aggiungo solo una cosa. Io avevo fatto la richiesta non solo per di audire il presidente della RAP, non solo per parlare della tematica che ha esplicitato il collega, anzi proprio quella non mi interessava. Io volevo andare ad affrontare delle tematiche un pochino più importanti, che sono quelle legate ai, ovviamente, alle vasche. Le vasche di Bello Lampo, quindi sesta e settima vasca, problematiche legate all'equilibrio economico-finanziario dell'azienda, problematiche legate al piano industriale, dove ovviamente poi ricade per la parte di competenza anche la tematica enunciata dal collega, diverse tematiche. No. Quello che volevo dire io è che quello che dovevo dire al presidente della RAP l'ho detto già in aula. E quindi rinunciamo, quello va benissimo. Io se per quanto mi riguarda non gli devo chiedere. Va bene. Procediamo alla lettura della. Stiamo rinunciando all'incontro col presidente della RAP. Sì, io non sono d'accordo. Nessuno gli ha chiesto di fare e la ringrazio. secondo me invece incontrare è importante. Però c'è un problema anche alla partecipazione istituzionale. Dopo che viene ci invitato 5 volte, non ci possiamo consentire il costo di. Diciamo di essere sbombati, l'avremo modo di cinque volte. Abbiamo già ascoltato in aula. Scusatemi, allora devo annullare questo invito. Qualcuno mi aveva detto l'altra volta di fare. Presidente Zacco, sì. Devo annullare l'invito? Sì. Grazie. Non si era sentito. Procediamo con la delibera. Quale delibera? L'ha visto che c'è il Gerardo, dottore Valasso? Sì, l'ho segnato già. Okay. La delibera qual è? Quella del consolidato? Sì, un attimo che la prendo. Allora,
Allora, delibera. Sta caricando perché sono un centinaio di pagine. Ah no, no, 15 sono. Allora, 15 pagine. Diamo lettura, ok. Allora, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, articolo 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 18. Un attimo, dottore Palazzo, Gerardo, vuole dire qualcosa. No, presidente, è inutile che gli dico al presidente, stavo dicendo al vicepresidente. Prego, inutile dirle a lui. Prego. Devo leggere o no? Non ho capito. Sì, prego. Ah, ok. Allora, premesso che il decreto legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e, e dei loro organismi, all'articolo 11 bis, 11 ter, 11 quater e quinquies si prevede la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato. Il principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al citato decreto legislativo numero 118/2011, indica i criteri di composizione del gruppo dell'amministrazione pubblica e dell'area di consolidamento, individuando altresì gli step procedimentali per la formazione del bilancio consolidato e la redazione della relazione della gestione contenente la nota integrativa. Lo schema obbligatorio del bilancio consolidato è riportato nell'allegato 11 del decreto legislativo 118/2011. L'articolo 11 bis del decreto legge numero 118 dispone che gli enti di cui all'articolo 1,1 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicativo del bilancio consolidato di cui all'allegato numero 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati. La relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che già abbiamo letto sotto lì. Ai fini dell'inclusione del bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica, pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo 2. Secondo, gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione. Gli articoli 151,8 e 233 bis del decreto legislativo 267 del 2000, contestualizzato al bilancio consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, rinviando al citato decreto legislativo numero 118 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione. Considerato che, ai sensi del richiamato articolo 11 bis, comma 2 del decreto legislativo numero 118 e del principio contabile 4.4, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende
una nota integrativa e da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente. Ai sensi dell'articolo 239,1 lettera D bis del decreto legislativo 267 del 2000, il Collegio dei Revisori redige una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, di cui all'articolo 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, con la deliberazione della giunta comunale numero 313 del 16/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci di seguito indicati. Allora, abbiamo l'AMAT Palermo S.p.A., attività svolta, trasporto pubblico urbano, installazione e manutenzione della segnaletica stradale urbana. La sede la conosciamo tutti, percentuale di partecipazione 100%, capitale sociale 35.945.872. Poi abbiamo AMAP S.p.A., servizio idrico integrato, gestione caditoie, stradali e manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche. Via Volturno, partecipazione 99,97%, capitale sociale 25.581.377. Abbiamo AMG Energia S.p.A., servizio di distribuzione gas, metano ed illuminazione pubblica. 100%, capitale sociale 96.999.800. RAP S.p.A., servizi di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale e mantenimento, manutenzione strade. 100%, 3.014.900. SISPI, gestione e sviluppo della conduzione tecnica del sistema informatico di telecomunicazioni, 100%, 5.200.000. RESET, servizi strumentali delle attività del comune e delle società partecipate, cura del verde, portinerato e pulizia. 92,45% più 7,55%, non so a che cosa si riferisce questo. 4.240.000. GESAP S.p.A., gestione del porto di Palermo, 31,55%, 66.850.000. Fondazione Teatro Massimo, diffusione dell'arte musicale e conoscenza della musica, il teatro lirico, di teatro lirico e della danza, 40%, 11.929.000. Per le società controllate AMAP, Gruppo AMG, Energia, RAP, RESET, SISPI, è stato adottato il metodo di consolidamento integrale, mentre per la GESAP e la Fondazione Teatro Massimo, in quanto società ed ente partecipati, è stato adottato il metodo di consolidamento proporzionale, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 25/1/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 ex 227 del decreto legislativo numero 267/2000, in seno al quale è stata allegata nota informativa redatta ai sensi dell'articolo 11,6 lettera Y, lettera J, del decreto legislativo 118, con esposte le posizioni creditorie e debitorie delle società partecipate al 31/12/2020, con un saldo di partite non riconciliate per le società inserite nel perimetro di consolidamento pari a euro 69.404.000. Anche per l'anno 2020 l'amministrazione si è avvalsa della collaborazione della SISPI, che ha individuato per il rapporto tecnico la società Idea Pubblica con sede a Pesaro in via Liuti 2. A
ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2020 con le note protocollo numero 819488 del 14 luglio 2021 e 892321 del 25 agosto del 2021, 96-62 del 76 del 20 settembre 2021, 97-87-52 del 22 settembre 2021, 10-22-056 del 8 ottobre 2021, sono stati richiesti e reiteratamente sollecitati alle società indicate nel perimetro di consolidamento la documentazione e i dati contabili necessari alla predisposizione del documento. Per l'approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2020 non è stato possibile rispettare il termine di approvazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2021, di cui all'articolo 151 del decreto legge 267, atteso che le attività di redazione del documento contabile da parte degli uffici comunali si sono prolungate in quanto il progetto di bilancio dell'esercizio 2020 della società AMAT è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 18/11/2021 e solo in pari data è stata trasmessa la completa documentazione contabile propedeutica alla redazione del bilancio consolidato. Con mail del 9 dicembre 2021 la società SISPI ha inoltrato i documenti definitivi per la redazione del bilancio consolidato, che le posizioni debitorie e creditorie delle società partecipate riepilogate nel report analitici denominati rilevazioni operazioni infragruppo e contrassegnati con l'allegato ABCD espongono i criteri e i debiti e i costi e ricavi tra capogruppo Comune di Palermo e gli altri soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento e sono propedeutici per la redazione del bilancio consolidato che al risultato di esercizio del capogruppo Comune di Palermo si deve aggiungere quello che emerge per effetto del riallineamento delle posizioni debitorie e creditorie reciproche nonché i risultati d'esercizio delle altre società incluse nel perimetro di consolidamento visto l'articolo 21 del decreto legislativo 175 considerato che la norma su riportata dispone che l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nonché le proposte misure ai fini della riconciliazione successivamente al rilascio della citata nota informativa delle disposizioni creditorie e debitorie al 31/12/2020 redatta ai sensi dell'articolo 11,6 lettera J del decreto legislativo 118. La società AMAP ha trasmesso i dati definitivi riferiti alle operazioni di natura economico patrimoniale intervenute al 31/12/2020 all'interno del gruppo con un incremento della posizione creditoria verso il comune rispetto al dato inviato in sede di redazione dalla nota informativa dei crediti e debiti ex articolo 11,6 lettera J del decreto legislativo 118. A seguito dell'istruttoria condotta sui dati acquisiti è stata pertanto aggiornata la riconciliazione tra le partite creditorie e debitorie del comune verso le partecipate incluse nel perimetro di consolidamento con le conclusive risultanze di seguito riportate. C'è una tabella con dei dati, la leggo, Presidente. Sì, prego, va bene. Allora, prego. Abbiamo AMAP, totali crediti iscritti al bilancio delle società, 8.281. Totale crediti più IVA, 8.832. Partite di riconciliate, 8.233.000. Dettaglio delle partite riconciliate con copertura finanziaria 5.038, senza copertura finanziaria 3.192.
partite non riconciliate 598.000. Dettaglio delle partite non riconciliate con copertura finanziaria a zero, senza copertura finanziaria 598.000. Poi abbiamo la MAP. Dottore Palazzoni. Sì. Grazie. Poi mi dica. Approfondiremo dopo questa parte. Diamo lettura al verbale per l'approvazione, prego. Va bene, ok. Collegamato, può procedere con la lettura? Sì, devi aggiungere, dottore Palazzoni. No, procedo io. L'ho accetto questa ultima delibera. Procedo, verbale numero 1073 del 28 febbraio 2022. Il segretario alle ore 9 constatata l'assenza di tutti i consiglieri rinvia la seduta in seconda convocazione. Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, alle ore 10:16 per problemi tecnici, apre la seduta in seconda convocazione con la presenza del consigliere Canto. La seduta è svolta in presenza e video registrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare, programmazione, problematiche relative al rallentamento del traffico veicolare a causa di cantieri pubblici, proposta di sospensione ZTL per alleggerire il traffico su via della Regione Siciliana, approvazione del regolamento per l'erogazione di contributi a favore dell'economia locale, comunicazioni, programmazione, incontri, vari ed eventuali, lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna. La commissione per affrontare gli argomenti posti al punto 1 ha invitato in audizione il sindaco professore Leo Luca Orlando, il presidente Scarpinato chiede se ci sono comunicazioni, il consigliere Canto chiede di conoscere l'argomento del giorno, il presidente Scarpinato chiede al segretario notizie sull'incontro in oggetto. Il segretario comunica che la email di invito è stata letta ma non ha ricevuto nessun riscontro sulla partecipazione. Il presidente Scarpinato precisa che la richiesta è stata fatta da lui sulla sospensione, per la sospensione della ZTL e che la commissione aveva proceduto ad invitare il sindaco per discutere di questa importante situazione, ma prende atto che il sindaco non si è presentato. Assume la presidenza il vicepresidente Anello. Il presidente Anello prende atto della mancata risposta e della mancata presenza del sindaco per il confronto sulla richiesta fatta dal consigliere Scarpinato e dalla commissione tutta. L'argomento era per capire anche come decongestionare il traffico a causa dei lavori su Ponte Corleone. Chiede se ci sono comunicazioni. Il consigliere Canto ribadisce l'oggetto della convocazione di oggi. È importante rilevare che è stata condivisa dalla commissione la sua richiesta circa la sospensione della ZTL e la problematica del traffico che attanaglia la città. Ritiene incredibile che le soluzioni vengano di giorno in giorno stigmatizzate, così come la richiesta fatta dal suo gruppo politico circa la sospensione della ZTL in alcune determinate fasce orarie. Prende atto dell'assenza dell'amministrazione che accusa il confronto con i consiglieri e quindi con la città, facendo melina in attesa della fine della consigliatura, e non può giustificare questo atteggiamento. La chiusura del confronto rappresenta una superbia istituzionale. Continua a relazionare, fa riferimento al cambiamento del senso di marcia su via Denebro e via Sardegna, riferendo che sono degli esempi per dimostrare la leggerezza dell'amministrazione e dell'assessorato alla mobilità. Ritiene che si prendano dei provvedimenti senza confrontarsi con i cittadini. Non ritiene corretta la mancata presenza e la mancata risposta da parte del sindaco. Tutto ciò rappresenta una mancanza di rispetto istituzionale. Precisa che ci sono delle cose urgenti da fare in città che non sono più prorogabili e che bisogna affrontarle immediatamente. Chiede se è stato convocato il comitato dei rappresentanti di Via Argento. Il presidente Anello, sull'assenza di confronto da parte del sindaco riferita dal consigliere Canto, ricorda che da anni ci si aspetta un confronto col sindaco anche in aula, dove le sue presenze sono limitate al massimo. Chiede al segretario di rispondere alla domanda del consigliere Canto circa la convocazione del comitato dei rappresentanti di Piacciano.
assume la presidenza il presidente Zacco, il vicepresidente Anello riassume quanto discusso finora e quindi sull'assenza del sindaco. Presidente Zacco precisa che ha chiesto di sentire telefonicamente prima la segreteria del sindaco, chiede di prendere in discussione la delibera in oggetto. Consigliere Scarpinato sottolinea il rammarico per l'assenza del sindaco, per il tema in oggetto fa riferimento a Via Roma e alla chiusura delle attività commerciali e che oggi è diventata una via deserta. Si sofferma sul modus operandi dell'amministrazione, ricorda che anche per delibere importanti come quelle del bilancio consolidato, bilancio di previsione d'altro, le delibere arrivavano in consiglio comunale qualche giorno prima, non dando il tempo necessario ai consiglieri di studiare gli atti. Precisa il suo disappunto a questo atteggiamento e specifica che fino alla fine del mandato darà lui e la commissione tutta supporto alla città. Andiamo con la votazione per appello nominale. Il segretario? Sì, sì. Allora, per l'approvazione del verbale della seduta odierna, Anello? Favorevole. Canto? Favorevole. Gelarda? Favorevole. Scarpinato? Favorevole. Zacco? Favorevole. Approvato all'unanimità. Sono le ore 11:17, la seduta è chiusa. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Vado a pensare al gruppo che fate. Ah, oggi.